Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Emanuele e bentornati qui come sempre sul mio canale. Come avete letto dal titolo, oggi torniamo con un nuovissimo episodio delle Top App Android, la serie che vi piace più in assoluto sul mio canale. Vi ringrazio, visto che ci sono, anche per tutto il feedback che date negli episodi precedenti che avete dato finora, e vi invito a lasciare un bel mi piace subito adesso, in questo momento. Vi lascio 5 secondi di tempo per lasciare like. In questo episodio delle Top App Android voglio dedicarmi a tutti gli studenti, tutti coloro i quali, a cui faccio un grosso in bocca al lupo, devono tornare sui banchi di scuola in questi giorni. Infatti parleremo di 5 applicazioni che tutti gli studenti dovrebbero avere installate sul proprio dispositivo. Prima di cominciare ragazzi, oltre ad aver lasciato like, vi invito anche a iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video, attivare la campanellina per essere sempre aggiornati con una notifica e seguirmi sui social network. Trovate tutti i link qui sotto in descrizione. Partiamo subito con le app di oggi. Ok ragazzi, la prima applicazione che andiamo a vedere si chiama Diario Scuola. Fondamentalmente è il vostro diario in digitale. Nome, cognome, foto, avete la possibilità di inserire tutti gli appuntamenti e gli impegni in agenda. Poi avete il calendario completo di tutti i mesi scolastici, con gli orari anche delle lezioni che andate ad inserire giorno per giorno. E poi le valutazioni, quindi i voti che avrete preso a scuola, che tipo di valutazione, in quale materia, in quale data, tutte le materie ovviamente con la media scolastica dell'anno fino a questo momento, ovvero la media dei voti presi per le singole interrogazioni, i compiti scritti, le verifiche orali e quant'altro. Potete segnare anche le assenze e i professori, casomai ve ne dimenticaste qualcuno, e poi anche la possibilità di registrare le lezioni per avere poi degli appunti sempre pronti, magari da trascrivere in formato cartaceo. Una cosa che mi è piaciuta di questa app è anche la possibilità di andare a inserire un altro diario, quindi fare due diari differenti, magari se volete fare un'agenda per la scuola e un'agenda magari per uso personale. Non può mancare sicuramente un'applicazione per aiutare gli studenti dell'università a segnare tutti gli esami che sono stati sostenuti. In questa applicazione, che si chiama Grades, potete fare tutto quanto in maniera molto semplice, anche questa gradevole dal punto di vista grafico. Nella prima pagina potete andare a segnare i voti, gli esami, la data degli esami, e qui avete un riassunto generale della vostra media della base di laurea con i CFU e gli esami svolti. Nella seconda pagina invece avere una proiezione in base ai crediti che vi restano da sostenere ancora. Nella terza pagina invece potete andare a prevedere come si modifica il vostro voto, la vostra media e la vostra base in base al punteggio che prendete nell'esame successivo con tutti i vari crediti. Quindi se io per esempio ho una materia da sostenere da 9 crediti e prendo un 30, in questo caso la media va a aumentare in questa maniera, quindi da 26,55 a 27,29, da 97,33 a 100. Molto semplice, anche questa molto lineare, nessun compromesso, consigliata. Ok, non vi sto consigliando una calcolatrice, semplicemente voglio mostrarvi questa applicazione che, oltre a includere una semplice calcolatrice, va a includere qualsiasi altro convertitore, calcolatore di qualsiasi dato che riguardi la percentuale, la media, le proporzioni, quindi l'algebra, poi la geometria, il volume, l'area, eccetera, i convertitori di unità singole, angolo, area, accelerazione, trasferimento di dati e quant'altro. Poi anche la possibilità di inserire la finanza, quindi tutto quello che riguarda il calcolo di un prezzo unitario, prezzo totale, mancia, eccetera eccetera, la salute e anche vari altri calcoli. Quindi non è soltanto una semplice calcolatrice, ma è molto di più. Vi tornerà utile in qualsiasi situazione, non soltanto a scuola, ma per gli studenti è davvero da avere assolutamente sul proprio smartphone. Un'applicazione per gestire tutti i file presenti sul vostro smartphone dovete assolutamente averla, soprattutto se siete universitari e usate molto spesso delle dispense, dei PDF che vi lasciano i professori. Quindi UPS Office fa veramente al caso vostro. Non soltanto potete gestire i file presenti sul vostro dispositivo, ma anche crearne di nuovi, come per esempio file Word, file PDF, presentazioni e quant'altro. Potete fare veramente qualsiasi cosa in maniera molto molto semplice.
semplice, in modo intuitivo, e come vedete l'applicazione è veramente ben fatta. Avete anche dei modelli che potete utilizzare per abbellire, diciamo, i vostri lavori, modelli che sono sia gratis che a pagamento. Sbizzarritevi un po' voi, diciamo che la versione a pagamento aggiunge qualcosa, come anche altri font, però diciamo che le funzioni basilari e principali potete ottenerle utilizzando soltanto la versione gratuita, a patto di qualche avviso pubblicitario, come in questi casi. Infine, ragazzi, non può mancare un'applicazione per trasferire file di qualsiasi genere ai vostri amici, ma soprattutto colleghi e compagni di scuola. Potete trasferire foto, video, qualsiasi tipo di file che sia non superiore ai 2 GB come dimensione. Quindi poi andate a, per esempio, facciamo una prova, inseriamo una foto che scattiamo ora al momento di me che sto registrando. A questo punto la inserite, potete condividerla immediatamente andando a copiare il link e appunto condividerlo con i vostri amici, oppure inserirlo in una boards, cioè sarebbe una sorta di piano di lavoro, che un spazio di lavoro che racchiude tutti i file, magari se dovete fare un progetto con i vostri amici. Potete ovviamente rinominare questo progetto e condividerlo con gli altri. Molto utile questa app per i lavori di gruppo, quindi vi consiglio di installarla sul vostro device. Ok ragazzi, queste erano le 5 applicazioni che tutti gli studenti dovrebbero installare sul proprio smartphone. Io spero che questo video vi sia piaciuto, pertanto invito a lasciare un bel mi piace, un commento qui sotto per farmi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuto questo episodio e per consigliarmi altre applicazioni per i prossimi episodi. Con questo ho concluso, io vi saluto, ci sentiamo ad un prossimo video, ciao!